Ore 7:45. La situazione è questa. Ho dovuto togliere il coso sulle labbra perché ce l'avevo tipo da 20 minuti. Adesso cercherò di farmi i capelli mossi e poi vedremo cosa si dovrà fare. Io confido nel Signore. Buongiorno. Ok, la situazione è questa. Sto così per le occhiaie e chissà quando me le tolgo. Perché, boh, per ora mi sacca. Mi sono fatta i capelli mossi e adesso proverò ad appuntarli in qualche modo. Allora, eccoci. Io mi sono truccata, vestita, mi sono anche fatta i capelli. Adesso vediamo se mia mamma mi riprende e vi faccio vedere. Boh, secondo me sono venuti una merda. Guardate. C'è un delirio in stanza. Raro, tutta colpa mia perché poi è venuta Chiara, questa ragazza che deve dormire, che c'è con cui dormo stasera. E tipo, lei è tutta sistematina. Io invece ho fatto un disastro. Ci sono trucchi ovunque, scontrini, cose. Il mio phone nuovo, guardate che figo. Tu viola. E niente, adesso scendiamo anche perché ci viene a prendere un pullman. Ci sarà un freddo da morire. Vi faccio vedere la borsa che porto. Mi porto questa borsetta che era di mia nonna, vintage, penso si dica, tipo era è di tartaruga, boh, non lo so. Comunque, alle labbra ho Ruby V, se ve lo steste chiedendo. Questo vestito è di Zara. E adesso mi porto questa sciarpetta e scendo. Noi siamo tutti qua fuori, l'ambiente tutti mi guardano. Comunque, ho provato a farmi riprendere l'ambiente, mia mamma mi ha ripreso in controluce, quindi adesso vediamo. Ma mi prendi tutta? Sì. Allora, siamo in chiesa, tra l'altro è la stessa chiesa che vi ho fatto vedere ieri alla Torre dos Clericos. Niente, siamo tutti sul piccio, un bordello da morire. Adesso vediamo se riesco a fare delle riprese in piccio, un freddo. No, mi volevi dire qualcosa? Dove sto? Sono la madre di gloria, sono la degna madre di gloria, sono la degna madre di gloria, sono la degna madre di gloria. Basta. Niente, ovviamente la messa in portoghese e hanno tipo distribuito le cosine con la radiolina per capire, dura tipo un'ora e mezza. Allora, il matrimonio è finito, è stato un matrimonio stranissimo, a parte che non ci ho capito una mazza, e poi io sembro un quadretto antico, comunque è stato carino, poi c'è tipo una parte in cui i genitori degli sposi tengono un velo proprio sugli sposi, non ci ho capito niente, non ho capito quando dovevo dire amen, non ho capito proprio niente, perché il matrimonio era in portoghese, gli interventi erano sia in portoghese che in italiano, e poi tipo quando si sono detti, si sono scambiati le fedi, così Gabriele parlava in italiano e Carolina in portoghese, è stato veramente molto carino. C'è stato tipo l'aperitivo, abbiamo fatto una quantità di foto che impressionante, anche perché poi non ne vedrò neanche una. La cosa bella è questa, io tutte le foto ho un bicchiere in mano, quindi però il posto è stupendo e per fortuna c'è molto caldo, anche se poi in realtà qui a Porto c'è un'escursione termica infinita, quindi tipo tra 5 ore ci saranno 20 gradi in meno, non so. Questo è il rossetto MAC, si sta screpolando tutto, è il Ruby V, lo odio, voglio scrivere una lettera minacciosa a MAC. Ma quest'acqua secondo voi si beve o è tipo... Ma
sono le 6 e noi abbiamo appena finito di mangiare il secondo. In realtà qua in Portogallo mi piacciono i matrimoni perché non si mangia tantissimo fino ad abbuffarsi. Cioè il buffet era molto carico, però non ho mangiato al buffet. E ecco, c'erano soltanto due secondi, tra il primo che era baccalà e il secondo che era manzo c'era un sorbetto. Adesso dovrebbe esserci un buffet di dolci. E poi c'è la cena, cioè tipo un matrimonio che dura tutto il giorno. Però qua la location è stupenda. E tipo faccio tipo 4 matrimoni. Poi in questo momento questo matrimonio è un 8:30-9. mi piace tanto. A Palermo non sono mai andata in un matrimonio in cui si mangia così bene. Sono contenta. Questo rosetto continua a odiarlo. Buongiorno, sono le 10. Io ieri sono andata a letto a luna. Ma, cioè, non mi posso muovere, ho le gambe distrutte. È stata veramente una bellissima cerimonia, ma è durata tutto il giorno. Cioè, infatti oggi proprio relax. Stamattina centro commerciale, devo svaligiare Primark. E poi vado tipo nella zona storica di Porto, che si chiama Ribeira. E non so se attraverserò il ponte oppure tipo ci facciamo un giro in battello, non lo so. E comunque queste cose non ispirano proprio per niente. Siamo appena rientrati in albergo giusto per prendere una giacca, perché poi più tardi ci sarà sicuro freddo. Ho comprato qualcosa da Primark, vi faccio una preview. Ancora non sono venuti a sistemare la stanza. Maria, che sono lenti sti portoghesi. Niente, comunque per ora c'è caldo fuori, quindi mi rimetto una giacchetta così con questo body super scollato. Poi ci sarà freddissimo al solito in questa città, non si capisce, c'è un'escursione termica rara. E niente, si continua a girare l'ultimo giorno, tipo ultimo e terzo giorno. Che palle, li odio i viaggi così, non so, così brevi. Niente, vabbè ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Mamma mia che sono brutti questi sposi. Ma pure lei non scherza. Ma che è sto capello in mezzo di quel ragazzo lì? Ma lui non ce le ha. Mamma mia. Terrible. Allora oggi mangiamo un'insalata, visto che siamo fatti dei porci, abbiamo ripreso tutti i diversi della nutrizionista. C'è una panza di gomme. Allora noi abbiamo finito di mangiare, adesso dobbiamo andare in bagno perché non bevevo da tipo 2 giorni così tanto e mi sto facendo una pipì addosso di continuo. Comunque siamo praticamente in un centro commerciale che è in centro, tipo nella via principale, come tipo, non so, come se fosse in via Ruggero VII a Palermo, e poi non so farvi altri esempi. Ed è proprio un grande centro commerciale, è su 3 piani, e l'ultimo piano, che è quello della ristorazione, è tipo tutti dei palazzini finti che sembra un sacco Euro Disney. Niente, comunque sembra molto carino. Ci sono tanti ristorantini così, tipo anche fast food, c'è McDonald's a palla, Pans, Walk to Walk, insomma, così. E noi abbiamo mangiato tipo in un self-service, di solito mi fanno troppo schifo, però invece era buono. Ho mangiato una carne buonissima. Insomma, adesso andiamo in bagno. Allora, noi siamo a Ribeira, nella Ribeira, e stiamo andando alla Sé Catedral, alla cattedrale. Wow! Però qua non ci sono gli azulejos, quindi penso sia settecentesca. Sì, la muraglia ferdinandina, mentre questo è il ponte São Luís I. A
Allora, qui siamo sul ponte, non lo attraverseremo tutto, ma comunque è abbastanza breve, cioè nel senso che da qua si riesce a vedere la fine. È anche attraversato dalla metro, che però poi diventa tram. C'è una, tipo una nebbia allucinante nella città nuova, diciamo. Pazzesco, proprio non si riesce a vedere niente. Ragazzi, ho paura, c'è questo che mi guarda. E niente, siamo di nuovo qua alla libreria Lello Irmao, dove hanno girato Harry Potter. Credo di avervela fatta vedere, io sono demolita davvero. In più il telefono è scarico, quindi mi sa che questa è l'ultima ripresa per oggi. Niente, salutate Porto, è veramente una bellissima città, vi consiglio di venire. Purtroppo non siamo riusciti a fare un viaggio un po' più lungo, quindi non posso andare a Lisbona, ma ci andrò. Allora, prima che mi scordo di questa cosa, devo assolutamente dirla a qualcuno. E tu sei quel qualcuno. In pratica in questa città, quando paghi col bancomat, prima di inserire il numero devi mettere ok. Infatti faccio andare sempre in tilt il sistema e devono sempre cancellare e rifare la transazione, perché metto subito il numero ed è una confusione. Abbiamo finito. È stata una giornata stancantissima, mi sono svegliata stanca, sto andando a letto stanchissima. Domani mattina alle 5 meno un quarto ci viene a prendere un certo, come che si chiama? Sergio. E ci porta all'aeroporto. È stata veramente una bellissima esperienza, non avrei mai potuto immaginare di andare ad un matrimonio in Portogallo, quindi ringrazio tantissimo Gabriele e Carolina per questo, è stato veramente stupendo. Niente, che cosa posso dire? Boh, speriamo di tornare. Spero che vi sia piaciuto, cioè vi sia piaciuta Porto, perché io l'ho adorata. Io spero che questo video vi sia piaciuto, penso che sia venuto una cosa lunghissima, quindi forse dovrò tagliare, forse dovrò dividerlo, non so ancora, però spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su a questa faccia distrutta. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!